La città metropolitana di Napoli ha deciso di patrocinare questa iniziativa che ha prodotto un film che sarà trasmesso nelle scuole e che affronta il problema della camorra e della criminalità in modo diverso rispetto ai cliché. Perché ha fatto questa scelta la città metropolitana? Abbiamo dato il patrocinio morale a questa iniziativa perché il cinema è film e cultura. Nel momento in cui il messaggio sociale che passa è quello appunto della ribellione alla camorra, ma non stereotipizzando il camorrista, facendo capire quali sono le bellezze della nostra città e in che modo la camorra li deturpa. Quindi il messaggio sociale importante è quello della ribellione che deve partire soprattutto dai giovani a quel male delle nostre terre che è appunto la camorra. La scelta di questo film, Elena, che sarà presentato stamattina, è quella di presentare la camorra e la lotta alla criminalità in modo diverso rispetto ai cliché che da tanti anni siamo abituati a vedere in televisione sul grande schermo. Perché questa scelta? Allora, innanzitutto perché ne abbiamo viste tante e onestamente far sentire sempre le stesse cose e dare forza al male nei confronti di una città che merita, penso, tantissimo. Io come scelta registica ho voluto fare l'opposto, partire dalle nostre territorio, dei posti bellissimi dei nostri territori, valorizzandoli e non esaltando il camorrista di turno o facendo vedere. Questo film è l'unico film che non vedrete né sangue né sparatorie, niente, assolutamente, anzi vedrete solo ciò che c'è di bello e che poi se ne parla e denunciamo la camorra, infatti dovrebbe essere normale questo, ma partire da cosa possiamo perdere, le bellezze del territorio. Il pubblico a cui si rivolge è soprattutto un pubblico giovanile, infatti il film sarà presentato nelle scuole. Si parte dalle scuole perché sono convinto che il futuro siano i giovani e con la tecnologia hanno più che vedere cose futili, inutili e senza criterio, cioè ci vuole qualcuno che insegni. Non è il caso mio, per l'amor di Dio, però che indirizzi i ragazzi a far vedere anche le cose positive, che poi la scelta sarà sempre loro, ma ci deve essere un'alternativa a quello che è il male.